Questo è Mamma, guarda che lavoro, una serie di video che racconta dietro le quinte dei lavori creativi. Pochi lustrini, tanta sostanza. Insomma, le cose come stanno. Io mi chiamo Marianna e insieme a Marco sono il boss di Zandegu, che fa corsi, ebook ed eventi a Torino. Qui raccontiamo come lavoriamo, ci facciamo tante domande, alcune molto sceme, e andiamo a incontrare gente figa. Vieni con noi? Siamo a Milano, ci siamo appena presi il caffè e stiamo per andare a incontrare l'estetista cinica. Voglio camminare un po', facendo un po' tipo l'Alberto Angela di Zandebù. Buonasera, arrivederci. In questa puntata di Mamma guarda che lavoro, intanto inciampo anche, parliamo di questo fatto. La comunicazione quanto è importante per un progetto lavorativo? Che sembra una banalità, ma non è facile perché è come saper fare due lavori in uno. Sì, raccogliamo. Forse il motorino non è stato il massimo. Forse potevo avvisarti, ma invece no. Dai, andiamoci a telefonare. Dall'estetista cinica, mi viene un po' da piangere. Sono molto emozionata, no. Sono molto contenta. Faccio questo effetto, faccio piangere. Allora, questo format si chiama Mamma guarda che lavoro e la prima domanda che facciamo a tutti è: immagina che io sia tua madre e spiegami che lavoro fai. Beh, in poche parole. È facile. Per te è facile. Ho un centro estetico e ho una linea di prodotti cosmetici che vendo online. Fantastico. Cioè, questa parte è facile da questa spiegare. Questa parte è facile. Qual è la parte invece non facile da spiegare? La questione dei social network, ecco. Perché mia mamma non possiede un telefonino. Lei questa cosa la ignora completamente. Secondo me l'immaginario un po' collettivo relativo a estetiste, parrucchieri, eccetera, eccetera, centri estetici è sempre di un posto molto alla buona, comunicazione media, flyer brutto, eccetera, eccetera. In Italia pensi che sei un'eccezione alla regola e quindi hai avuto vita facile? Sì. È brutto da dire, però io mi misuravo con un settore dove non si usa i social network e quindi era facile fare qualcosa di meglio. Diciamo che l'altra fortuna è che lo facevo per me, cioè nel senso che se io fossi stata un'agenzia di comunicazione che doveva proporre a una persona che aveva un centro estetico, mettiamo su una pagina con un'estetista stronzissima che dice le cose peggiori ai clienti, chi è che avrebbe detto sì? L'estetica viene comunicata con sederi perfetti, foglie di bambù, legni chiari o legni scuri a seconda delle mode, questi centri un po' orientaleggianti. Io ho una roba pop, leggermente fucsia, è sempre stata così. Ho comunicato con un'estetista stronzissima che trattava malissimo i clienti. Almeno all'inizio, quanta pianificazione c'è stata o è venuto? Non c'è mai stata nessuna pianificazione, neanche dopo. L'unica pianificazione che c'è stata è stato di pubblicare solo vignette per un periodo di tempo, sì, senza mettere subito i contenuti. Che parte gioca l'ironia? Tanta, però questa cosa è facile, perché in realtà, cioè, qualsiasi mia collega abbia un centro estetico, cioè quelle cose che ho scritto nelle vignette, mm-hmm. te le dice se ci parli. Sì. Solo che c'è sempre stato un po' questo timore reverenziale, no? È stato quell'azzardo però della conoscenza delle donne, cioè dai, noi ci ridiamo di queste cose, cioè basta pensare che l'estetica sia una rappresentazione angelica di creature luminose e inavvicinabili. Ma infatti non è così. Ti senti la responsabilità magari di dover trattare tematiche legate all'estetica sulle quali magari qualcuno può essere sensibile, può, non so, avere dei complessi? È molto inclusivo il mio modo di trattarli, cioè non c'è un giudizio, oddio, cioè tante persone mi scrivono quando vado dalla mia estetista mi vergogno perché lei mi guarda e mi giudica. E mi giudica. No! Ma le critiche devono essere critiche costruttive, non devono essere stronzate. A me invece sembra che pur essendo questa estetista cidella, quella che diceva le peggiori cose, in realtà è stato poi la comunicazione, un modello molto inclusivo, cioè io dico tutte le donne hanno, cioè la cellulite, non è la cellulite a giudicarti. Le persone là fuori non sanno che esista una cosa che si chiama Facetune, che in 30 secondi ti cambia completamente il fisico. Non lo sanno, per cui le ragazze
ragazzine, meno questo scorrere di immagini su Instagram, tutte belle, tutte perfette, e pensano: ma sono io l'unica sfigata che non è così? Nessuno tendenzialmente sui social network, di persone in vista non si sta parlando, pubblica una foto senza aver fatto mezz'ora di postproduzione. Poi io ho la grossa fortuna, nella mia vita io dico sempre: ho visto più sedere di Rocco Siffredi. Cioè, ho visto sederi di modello, ho visto sederi di attrice, ho visto sederi... Cioè, quella roba lì che noi vediamo non esiste, cioè, non esiste. I sederi, se tu li contrai, hanno i buchetti. Se tu accavalli le gambe, spesso si vedono i buchetti. Cioè, siamo fatti... Non siamo fatti di materiale plastico. Non siamo una statua di Canova. Su cui la luce si riflette. Cioè, quella roba lì si chiama Photoshop. Dici la tua sulla passione. Dici qualcosa dei cini. Guarda, io racconto sempre questa cosa. Io da grande volevo curare mostre d'arte contemporanea. Okay. Quindi se mi dici qual è la tua passione, l'arte contemporanea. Grande. Ok, non me ne frega veramente niente dei peli superflui. E come sei finita dall'arte contemporanea? Sono finita perché la gente si deve mantenere. Hai la passione per mangiare per pagare l'affitto. Vedi? Ho questa passione che mi domina, e il settore dell'estetica qualche anno fa era in piena espansione, pagavano tutti molto bene. Ho sempre fatto la responsabile di negozio e il commerciale e poi formazione, lì sono finita. Poi facendolo è bello, quindi no, non solo non basta la passione, ma a volte non serve nemmeno la passione, conta farsi il culo e poi secondo me essere realisti, un minimo dell'idea del settore dove ti stai andando a mettere. Cioè, io quando ho aperto il mio centro estetico avevo un sacco di esperienza, cioè io avevo lavorato un sacco per gli altri, avevo un'idea di cosa erano i prezzi dei trattamenti, cos'erano le marginalità. E si pensa che un bello storytelling ti possa far vendere il portapenne a forma di lama a 40 euro perché l'hai fatto tu con le tue manine e fai delle belle foto su Instagram, però la verità è che questo portapenne a forma di lana, non gli vale 40 euro. C'è un mercato nel quale tu devi stare, ci devi stare con un certo realismo, perché altrimenti vai incontro comunque alla frustrazione e pensi: ah, ma per gli altri funziona e per me no. No. Adesso come sta andando la parte di prodotto? Paurosamente bene. Che la vendete in... Solo online. Stiamo facendo 7-8 mila ordini mese. Cavolo! E quanti siete a lavorare in questo momento? 12. E che progetti hai per la fine dell'anno, diciamo? Per la fine dell'anno, cioè, aprire la vendita di prodotto a terzi, nel senso che me lo chiedono un sacco. Posso tenere i tuoi prodotti nella mia profumeria piuttosto che nel mio centro estetico, solo che non eravamo pronti. Nel lungo periodo mi piacerebbe provare ad andare all'estero. Okay, no. Se dovessi dare un consiglio cinico a qualcuno che si sta mettendo in proprio e sta facendo prodotti... Se uno fa prodotto e basta, secondo me il senso è scegliersi una nicchia, è un po' il senso di tutti, cioè, quindi che può essere prodotto bio, prodotto per la pelle di un certo tipo, però scegliere una specificità. Senti, ti chiedo un'ultimissima cosa ed è: come ti trovi nel ruolo di influencer? Sicuramente ho molta autorevolezza nel mio settore, per cui per me diventa complicato sia indossare qualcosa che parlare male di qualcosa. Che posso dire quella che mi fa cagare? Tutto bene? Delicatissimi. Penso sia un ruolo molto utile, se lo puoi usare per far passare un bel messaggio. Concordo. Penso che ci siano molte, ci sia molto da riflettere sul fatto se si possa considerare influencer anche qualcuno che ogni giorno parla di un progetto pagato diverso. Cioè, la verità è che io non accetto, allora, ho accettato una volta nella vita un progetto pagato e ho detto che non l'avrei più fatto e che non c'entrava niente con il mio settore. Io ho un lavoro, non faccio quello di lavoro. Mi fa un po' ridere che ci sia chi fa quello di lavoro, perché cosa influenzi? Anche se trovo che sia una cosa geniale per alcuni aspetti, nel senso che per il turismo, oggettivamente, da quando c'è Instagram abbiamo riscoperto posti dove non andava, cioè non so, Marzamemi fino a 3 anni fa, quando sono stati tutti a Marzamemi, nessuno se lo infilava nessuno. Nel settore beauty, vedendo io quanta roba mandano le aziende e quanti soldi pagano le aziende, è un po' difficile che una persona dica: ma questa crema non mi è piaciuta. Mandateci del cibo da Zambi Book, io mangio molto. Bene. Grazie. Prego. Ehi, ti è piaciuto il nostro video? Allora segui il nostro canale YouTube.
Se invece vuoi vedere le nostre fotosceme o seguire le dirette dove do consigli di comunicazione, seguici su Instagram. Per ricevere invece aggiornamenti su corsi ed eventi e ricevere i post del nostro blog, basta iscriversi alla newsletter. Insomma, hai un milione di possibilità per seguire Zandebù. Ci vediamo alla prossima!